In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo, troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Pesaro 2024 si prepara ad essere giovedì 14 marzo capitale del dibattito su turismo culturale e su turismo globale, un evento organizzato da Will Tux che rientra all'interno del ricco programma della capitale italiana della cultura. Grande attenzione del dibattito sarà data al tema del lavoro legato al mondo del turismo. Cultura è un elemento trainante del settore del turismo, abbiamo voluto cogliere questa opportunità per trasmettere il nostro messaggio, naturalmente dal nostro punto di vista, che è quello sindacale, e quindi con un'attenzione ai lavoratori e alle lavoratrici di questo settore, per provare a stare dentro questo dibattito che è sicuramente molto vivace e che si sta svolgendo in questi mesi a Pesaro. Ci saranno due tavole rotonde, perché abbiamo pensato di svolgere due focus distinti, uno più prettamente territoriale, quindi con attenzione al turismo pesarese e della regione Marche, e un secondo focus invece più prettamente nazionale, al quale parteciperà anche il segretario generale della Will Tux, Paolo Andreani, insieme ad altri ospiti che ci aiutano appunto a contestualizzare il turismo delle Marche in un'ottica più nazionale. Il 14 marzo, a partire dalle ore 10, a Palazzo Gradari. È aperto assolutamente a tutti, quindi vi aspettiamo. Il turismo, secondo noi, dovrebbe essere, se non l'industria principale, tra le industrie principali, perché appunto l'Italia è una bellezza meravigliosa, come dice Ligabue, è una bellezza senza navigatore, e quindi andrebbe affrontato questo problema seriamente, proprio per fare in modo che i giovani, soprattutto i giovani, siano attratti da questo lavoro. Però ci sono grosse difficoltà, perché come detto i contratti non solo non si rinnovano, non vengono rispettati, e anche se estate a livello marchigiano c'è un aumento del 40% della forza lavoro, poi i nostri uffici vertenze si intasano nei periodi di bassa stagione, perché ovviamente i contratti non vengono rispettati, quindi i giorni di riposo saltati, e buste paga gonfiate con TFR tredicesima e quattordicesima, e orari 20 ore, contratti fatti a 20 ore ma lavorate il doppio, in alcuni casi un po' in nero e un po' in regola, quindi è un sistema che va assolutamente monitorato, seguito, noi lo facciamo, però poi ecco, l'asse portante deve essere sempre il contratto, che però se non viene rinnovato poi le difficoltà sono conseguenti, e poi siamo solo capaci, non noi ovviamente, di dire che i giovani non hanno voglia di lavorare. È un momento importante da questo punto di vista, non solo perché è un confronto che terrà insieme le parti datoriali con le parti sindacali legate al turismo, ma anche perché permetterà di fare una riflessione
stagione, all'avvio della stagione estiva, ma anche all'avvio di un anno importante come quello della capitale della cultura, di cosa voglia dire oggi fare cultura del lavoro e del lavoro di qualità, del lavoro ben pagato, del lavoro retribuito, in un momento in cui è sempre più complesso in questo settore turistico, alberghiero e turistico in generale, trovare disponibilità di lavoro anche in una complessità di alternanza delle stagioni, tra stagioni estive e stagioni invernali, che diciamo, sta mettendo in crisi anche quello che era un po' un sistema consolidato. Quindi è un appuntamento importante a cui guardiamo con molto interesse, parteciperemo con molto interesse, e ringraziamo naturalmente Will Tux per averlo pensato a Pesaro. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.